La registrazione avviata. Buongiorno a tutti, seduta del 5 marzo 2021, sono le 9:39. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione al sito del Comune di Palermo. Invito il dottore Conigliaro a chiamare l'appello. Presidente Moncada. Presente. Consigliere Buccola. Assente, consigliere Buonpasso, Presente. consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, assente, consigliere Lupo, assente, consigliere Ruggero, Presente. vicepresidente Schiera, consigliere Presente. Sinopoli, consigliere Tuzzolino. Presente. Sette presenti, assenti consiglieri Buccola, Di Vincenti e Lupo. Allora, l'esito dell'appello da 7 presenti, 3 assenti. La seduta è valida. Nomino scrutatori, il consigliere Dentici, il consigliere Buonpasto e il consigliere Sinopoli. Dovremmo avere verbale da leggere. Scusate, quale viene non è pronto, Presidente? Consigliere Buccola presente. Non è pronto il verbale di ieri, Presidente. L'audio, ha chiuso il microfono. Mancava solo quello di ieri. Come? Mancava solo il verbale di ieri. C'è soltanto quello di ieri da leggere, gli altri sono stati letti. Allora, consiglieri, procediamo con l'ordine del giorno, punto 2. Verrebbe la mozione del consigliere Lupo, ma in questo momento è assente. Quindi riprendiamo consigliere Di Vincenti. Consigliere La Di Vincenti è pure assente. Mozione G, reinstallazione di due pali dismessi via Pio La Torre. Consigliere Buonpasso. protocollo 40, un attimo che la condivido a video. Computer, fare. Mi sentite? Sì, sentiamo. Mi si è bloccato. Comunque, credo di riuscire a leggerlo se mi sentite. La mozione avente ad oggetto la reinstallazione di due pali di illuminazione dismessi per motivi di sicurezza in via Pio La Torre, a firma del consigliere Buonpasso Piero. Il sottoscritto Buonpasso Piero, consigliere della quarta circoscrizione, a seguito di richieste e lamentele di residenti e constatata la pericolosità della strada rimasta parzialmente al buio, chiede la reinstallazione di due pali di illuminazione in via Pio La Torre, precedentemente dismessi per problemi di sicurezza. Per quanto sopra, il sottoscritto chiede al Consiglio della quarta circoscrizione l'approvazione della presente mozione dal Presidente di attivarsi presso gli organi competenti, acquisita dagli atti con protocollo 40 del 21 gennaio 2021. Presidente, io provo a riuscire perché ho il computer completamente bloccato. Ah, va bene, allora ci fermiamo un attimo.
mi sono ricollegato, adesso ho ripristinato, condivido il video, la mozione che ho appena letto. Sì. Ah, ok. Risulti collegato 3 volte, Marco. Come? Risulti collegato 3 volte. Adesso 2. Ho va solo bene, la presentazione, dai. Io più la presentazione. Ok, va bene. Allora, consigliere Buonpasto, prego. Posso? Sì. Allora, si presenta come abbiamo appena letto nella mozione, la richiesta sono di l'inserimento di 2 pali dismessi in via Pio La Torre. La via Pio La Torre, per chi non la conoscesse, è una via molto una via piena di residence, dove dopo qualche 50-60 metri dall'inizio della suddetta via troviamo anche una scuola. La via è rimasta un mezzo al buio, logicamente i residenti si sono molto lamentati di questa situazione. Noi da un paio di mesi a venire qua abbiamo affrontato la problematica dei pali dismessi e non più reinseriti. Secondo me la situazione è stata molto trattata male dagli organi preposti, da MG, perché secondo me non c'è stata una programmazione giusta prima di levare i pali, perché è inaccettabile che si tolgano dei pali in una via e non vengano più rimessi. Anzi, con tutte le nostre battaglie siamo riusciti a collocarne un bel po' di pali rimpiazzati. Questi sono uno degli ultimi pali che sono stati tolti qualche mese fa. Spero che la mozione venga approvata, così lottiamo anche per farli reinserire questi 2 pali nella via suddetta. Grazie. Grazie consigliere Buonpasto. Presidente, posso intervenire? Sì, certo, consigliere. Tra l'altro avevo una certa premura perché devo rispondere a una telefonata dell'INPS che voi sapete che per ora non ricevono, quindi siccome una serie di cose in corso mi chiamano, quindi approfitto se posso fare il mio intervento e poi lasciare la seduta. Grazie, prego. Presidente. No, solo per dire che io avevo pensato che il grande numero di mozioni che riguardavano la restallazione di pali fossero terminate, ma non è così, perché il consigliere Buonpasto ci sottopone un'altra questione di questo tipo. Ovviamente noi la sosteniamo con forza, come abbiamo fatto con tutte le altre, nella speranza che prima o poi riusciamo ad avere una bella programmazione per l'inizio dei nuovi lavori. Il mio intervento ovviamente vale un voto favorevole, spero di potermi ricollegare subito. In ogni caso mi scuserete. Grazie Presidente, grazie a tutti. Grazie consigliere Solino. Ok, il consigliere Di Vincenti risulta presente alle 9.47 e allo stesso orario lascia la seduta il consigliere Tuzzolino. Sì, Gaspar, si è collegato 2 minuti fa, Di Vincenti 9.45 e Lupo 9.47. Va bene, ok. E allora, vediamo se ci sono altri interventi. Presidente, posso? Sì, consigliere Denti, ci prego. Sì, innanzitutto salve a tutti. Allora, sono concorde alla mozione del collega Monpasso perché sappiamo benissimo che dal punto di vista di illuminazione pubblica purtroppo si ha un elevato deficit in questa città a causa appunto dello smantellamento dei vecchi pali obsoleti ormai di illuminazione pubblica degli anni 60-70, però non avendo fatto un'adeguata programmazione di ristallazione, spesso molte vie si trovano totalmente appunto al buio, come questa citata dal collega, quindi non si può che non essere favorevoli, sperando che realmente tutte queste mozioni che sono state, stanno sulla, possiamo dire, sulla scrivania appunto dell'ufficio sia infrastrutture che AMG, perché sappiamo che comunque entrambi gli uffici sono uno, possiamo dire, collegato all'altro.
perché ovviamente le mozioni sono indirizzate all'ufficio infrastrutture che poi tramite l'MG provvede all'inserimento appunto in un programma e alla successiva installazione. Io spero che realmente almeno una parte di queste vengano prese in considerazione, perché di tutti i pali, e sono circa più di 300, erano, se non erro, quelli che sono stati dismessi e tolti, possono essere sostituiti quantomeno in parte, perché vediamo che in tante vie 2, 3, 4 sono stati tolti senza neanche fornire con un palo un minimo di illuminazione. Quindi spero che anche questo sollecito da parte del collega venga preso in considerazione e venga attuato prima possibile, perché l'illuminazione pubblica per tante e tante cose, e non sto qua a ripetere perché abbiamo ripetuto decine e decine e decine di volte, è utile e deve essere un servizio che deve essere fornito nel territorio. Grazie. Grazie consigliere Denti. Ha alzato la manina il consigliere Ruggero, prego. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Io intanto ringrazio il consigliere Bonpasso per aver presentato questa mozione che si va ad unire a tutte le altre che con forza abbiamo voluto in questo consiglio con tutti i miei colleghi. Tra l'altro la via Pialatori in oggetto conosco benissimo in quel tratto di strada, quindi non posso solo che concordare con quello già che il presentatore della mozione, il consigliere Bonpasso, ha già ben spiegato a tutti i colleghi, sperando che sia la MG che il settore infrastrutture possa intervenire nel minor tempo possibile per risolvere questo problema, che comunque sia, basiamoci sempre che attorno a questo c'è l'incolumità dei cittadini, ci sono attività che spesso si trovano la sera in serie difficoltà, a rischio o di comunque trovarsi in un tratto di strada totalmente a buio e con possibili atti di criminalità. Quindi al di là di questo, in primis l'incolumità dei cittadini e poi, grazie, sperando sempre che alla nostra caparbia possiamo prima o poi uscire fuori da questo continuo sollecitare e chiedere di un problema che poteva essere risolto a priori con una determinata programmazione, anche se, Presidente, ricordiamo benissimo che in alcuni casi, dico, sia il settore infrastrutture che l'AMG hanno attenzionato la quarta, però non quanto dovrebbe essere fatto. Quindi, intanto annuncio il mio voto favorevole alla mozione del collega. Grazie. Grazie consigliere Ruggero. Non so se ci sono altri interventi. Posso, signor Presidente? Sì, consigliere Lupo, prego. Ok, grazie. Allora, innanzitutto ringrazio al consigliere Buonpasso di aver presentato questa mozione. Per come noi sappiamo benissimo, in quasi tutto il nostro territorio, e parlo del nostro quartiere, ci sono tanti punti luci spenti, sia per quanto riguarda diciamo, i pali da reinstallare, e sia anche per il problema delle lampade, reattori e via dicendo. Io spero tanto che il Comune di Palermo, l'AMG, trovano i fondi per poter superare questa criticità che abbiamo nel nostro quartiere. Però nello stesso tempo a me mi scianizza perché i nostri impianti di illuminazione, specialmente nella quarta, sono impianti, diciamo, di vecchia data, quindi non sono a norme CEI, non sono quelle di ultima generazione. In alcuni quartieri della nostra città, e parlo delle zone IN, perché noi siamo cittadini e residenti alla quarta di serie B, non si parla assolutamente di nuovi impianti di illuminazione, parlo quelli di alta tecnologia, sarebbero quelli con le lampade LED, quelli che con il minor costo danno più illuminazione. Quindi sarebbe anche un risparmio energetico per il Comune di Palermo immettere questi punti luce nuovi. Quindi per ora
Il comune si è concentrato soltanto nelle zone via Nota Bartolo, via Libertà, su tutto il lungomare, via Messina Marina, arrivando al porto di Palermo. Quindi io vedo che già ci sono e hanno installato i nuovi punti luci. Mi stranizza che ancora non se ne parla assolutamente per il resto della città, perché so che sono questi fondi europei che vengono dalla Comunità Europea per mettere appunto alla città dare questi nuovi punti luce. Quindi non, lei in merito sa qualcosa, se in prospettiva, e parlo con le Presidente, se in prospettiva c'è qualcosa che bolle in pentola anche per i quartieri di serie B, fare installare questi nuovi punti luci. Perché i punti luci vecchi, questi fuori norma, sappiamo benissimo che appena il primo acquazzone vanno in sicurezza e quindi alcune zone sono totalmente al buio. Posso elencare la zona di Borgo Molare, che lei lo sa perfettamente, zona di Villa Tasca, appunto perché sono sia le cabine che anche l'impianto elettrico è non a norma. E quando piove, sicuramente qualche filo scoperto o qualche armatura che va in diciamo qualche armatura che l'acqua, cioè la tenuta a stagno non è tanta buona, con una piccola infiltrazione d'acqua fa andare l'impianto in sicurezza. Quindi io chiedo, cioè io sono d'accordissimo, voterò favorevole a questa mozione. Però in merito, spero tanto che oltre ad installare gli impianti e i pali, diciamo, nelle nostre zone, li adeguano alle nuove normative, quindi ai nuovi impianti, alle nuove lampade di ultima generazione. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Lupo. No, in merito a quanto lei ha richiesto non ho notizie completamente. Non ci sono, diciamo, progetti in itinere per la quarta, per quanto ne so io. Ci sono altri interventi? Posso intervenire, Presidente? Sì, vicepresidente. Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Dico, andiamo a trattare oggi un'altra mozione che fa riferimento sempre al problema di illuminazione pubblica. Questa volta, a quanto ho capito, parliamo di via Libero Grassi e quella ampia strada che si No, trova. via Viola Torre, non è via Libero Grassi, diciamo la vicina. Là in zona, sono le strade nuove che si trovano in queste zone, che sono abbastanza ampie, che permettono a chi è poco rispettoso del codice della strada di accelerare abbondantemente. Quindi, se la strada è poco illuminata, sono delle strade ampie, c'è il rischio che qualche pedone venga travolto, anche qualche motorino, qualche bicicletta venga travolta, perché per la scarsezza di luce in loco. Quindi, come nelle altre zone che abbiamo trattato precedentemente, anche questa zona merita di essere attenzionata e merita che il comune si attivi prima possibile per procedere al ripristino di questi pali di illuminazione che mancano. Quindi penso che il comune, anche se è affidato adesso, non, mi sembra non aver visto nessuna risposta in merito, si dovrebbe attivare prima possibile per almeno programmare, non dico cominciare, almeno programmare questi interventi, ma non con i ritmi che sta procedendo fino adesso, che ne fa 50, 60, quando ne mancano più di un migliaio in tutto il comune. Quindi che il comune possa programmare, usufruire da magari qualche finanziamento ad hoc relativo al ripristino di questi pali e cominciare a risolvere i problemi basilari dei cittadini, perché parliamo di un problema basilare come l'illuminazione pubblica, non parliamo di niente di sciavolgente. Quindi sono d'accordo alla mozione del consigliere Bonpasso e naturalmente il mio voto sarà favorevole. Grazie vicepresidente. Invito gli altri colleghi a intervenire, grazie.
Ruggero risulta con la mano alzata. Già era intervenuto il consigliere, forse ha dimenticato la mano Peggio. Tolta, tolta. alzata. Ah, ok. No, perché ti stanchi a tenere la mano sempre così. Il capo di presa, che vada. Forse c'era il consigliere Sinopoli che voleva intervenire. Consigliere Sinopoli. Sì, Presidente, oggi ho problemi in linea. Buongiorno, grazie. Solo Buongiorno, per prego. dichiarazione di voto, sono favorevolissimo a quella che è l'approvazione della mozione del consigliere Bonpasso. Grazie. Consigliere Di Vincenti, vediamo un giubbotto. Oramai è diventato dark il consigliere Di Vincenti. Non sentiamo, consigliere. No, non sentiamo niente. Non c'è audio, consigliere De Vincenti, non esce l'audio. Ha comunicato sulla chat qualcosa al presidente poco fa. Evidentemente non parlava con noi. No, niente, non è collegato. Beh, o meglio, non. Allora, il consigliere De Vincenti alle 9:52 scrive al presidente che ha problemi di microfono. In merito alla mozione del consigliere Bonpasso, sono favorevole all'approvazione della mozione. Va bene, la scriviamo a verbale come dichiarazione, ovviamente. Naturalmente al momento del voto il consigliere Di Vincenti deve esprimere il suo voto o quantomeno scrivere nella chat che è favorevole. Sono collegato a problemi di microfono. Va bene. Allora, vediamo se ci sono altri interventi. Signor Sapienza, se può disattivare l'audio. Ecco. Va bene, ci sono altri interventi? Allora, anch'io intervengo a supporto della mozione del consigliere Buonpasso. La via Pio La Torre è una strada molto trafficata, che diciamo, è uno snodo importante che unisce il quartiere Cuba Calatafimi, diciamo, anche se è considerato Altarello, cioè la zona di Via P3, con la zona della Zisa. Se vi ricordate, per diciamo, focalizzare il punto in questa strada, prima si svolgeva il mercatino rionale, che poi è stato trasferito in via Nina Siciliana. Quindi è uno snodo assolutamente importante dove insistono anche delle rotatorie e quindi la carenza di illuminazione in questa zona certamente crea nocumento alla pubblica incolumità. Io, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, allora la mozione via Pio La Torre, se non sbaglio, questi pali dovrebbero essere diciamo in zona via Demetrio Camarda più o meno, che diciamo è una zona abbastanza diciamo ricca di palazzi e quant'altro, quindi la mancanza proprio di illuminazione in questo tratto certamente è un fatto negativo. Quindi auspico che al più presto possibile si possano trovare le risorse per finanziare un'altra tranche di pali che sono stati dismessi nel nostro territorio, ma diciamo francamente con la crisi di bilancio che si sta verificando sono un po' perplesso. Speriamo di potermi sbagliare e che vengano soddisfatte tutte le nostre esigenze. Allora, a questo punto, se non ci sono altri interventi, vediamo chi sono gli scrutatori.
Gli scrutatori sono i consiglieri Buonpasso, Dentici e Sinopoli. Allora sostituisco il consigliere Buonpasso col consigliere Lupo. Mettiamo in votazione la mozione per appello nominale. Sì, consigliere Di Vincenti, se non ha l'audio e mette il micro, mette la camera accesa in modo tale che quantomeno esatto, in modo tale che vedo la sua dichiarazione di voto. Ok. Però allora, sarebbe meglio scriverla anche nella chat. Presidente, è un sistema misto, preferisco vederlo. Presidente Moncada. Favorevole. Consigliere Buccola. Favorevole. Consigliere Buonpasso. È presente. Consigliere Buonpasso. La sua dichiarazione di voto? Favorevole. Avevo la linea che mi prendeva male, per questo. Grazie. Consigliere Dentici. Favorevole. Consigliere Di Vincenti. Favorevole? Sì, grazie. Consigliere Lupo. Favorevole. Consigliere Ruggero. Favorevole. Vicepresidente Schiera. Favorevole. Consigliere Sinopoli. Favorevole. Consigliere Tuzzolino è assente. 9 presenti, 9 favorevoli. Allora, l'esito della votazione da 9 presenti, 9 favorevoli, 1 assente, il consigliere Tuzzolino. La mozione è approvata all'unanimità dei presenti. Secondo me il consigliere Di Vincenti ha fatto apposta a non farsi funzionare il microfono per alzare la mano destra in segno di favorevole. Vabbè, ne prendiamo atto. Ricordo che c'è una raccolta firme in atto, per cui gli suggerisco di stare attento. Va bene. Allora, consiglieri, passiamo alle comunicazioni. A video guardando, ho alzato la mano sinistra. No, era la mano destra. Non era... Sì, però guardandolo era la sinistra. Giusto. Va bene. Allora, abbiamo terminato la discussione sulla mozione, quindi invito i consiglieri che vogliono dare comunicazione a intervenire. Grazie. Posso, Presidente? Consigliere Buonpasso, prego. Allora, Presidente, volevo comunicare che nella strada che porta tra via Pitre e Bocca di Falco, ambo i lati di fronte all'aeroporto e il lato aeroporto di Bocca di Falco, 3 mesi fa sono stati fatti delle pulizie dei cerci e quant'altro, però non sono stati più rimossi tutte le scorie che sono state messe di lato, proprio in tutta la strada. Poi più tardi ne mando le fotografie, così facciamo una nota dettagliata in merito, va bene? Ah, va bene. Grazie. Prego. Non so se ci sono altri interventi. Va bene. Allora, non ci sono altri interventi. Allora, consiglieri, vi ricordo che lunedì mattina seduta non ce n'è, giorno 8. Quindi riprenderemo i lavori martedì 9 alle ore 9:30. Invito la segreteria a disattivare la videoregistrazione e vi auguro un buon fine settimana. Grazie, Presidente. Buon fine settimana anche a lei. Arrivederci.